Il provvedimento che oggi è stato eseguito costituisce una sintesi, direi mirabile, di una serie di accertamenti che nel tempo hanno consentito di evidenziare il ruolo spesso egemone, comunque sempre funzionale agli interessi dell''ndrangheta, degli imprenditori appunto i cui beni sono stati sequestrati, in vari ambiti, dalla pubblica amministrazione a quello propriamente professionale, rapporti con i consulenti e con le società operanti anche in settori particolarmente specializzati dell'edilizia e dei lavori pubblici, sino ovviamente rapporti con l''ndrangheta che, come abbiamo evidenziato anche nel corso di questa conferenza stampa, non si sono circoscritti e localizzati ad un ambito territoriale, ma hanno riguardato proprio tutte le articolazioni 'ndranghetiste, in una ottica tra l'altro di valorizzazione proprio dell''ndrangheta unitaria.